Natale è il mistero della povertà e allo stesso tempo è il mistero della benevolenza di Dio. È come se la povertà, la condizione della povertà, sia ciò che fa attirare il cuore di Dio verso la terra, lo fa chinare. Chiediamo al Signore il dono di questa grazia, la povertà del nostro spirito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Le tante madri della Bibbia sono un po' l'espressione di quella povertà sulla storia degli uomini che attira la benevolenza di Dio. E tra queste donne povere ce n'è una in particolare, perché c'è la madre dei sette fratelli Maccabei. La storia è un po' particolare, forse potrebbe stonare con il Natale semplice, bello e lieto a cui siamo abituati. Siamo intorno al 200 avanti Cristo e il popolo ebraico è ormai sottoposto a una grande e forte influenza straniera e molti si lasciano contagiare dalla mentalità pagana e si allontanano dalla vera fede. Tuttavia c'è sempre un piccolo resto al momento della prova che si mantiene fedele e prende il via a un vero e proprio movimento di resistenza che è guidato un po' da Giuda Maccabeo. Però contro di loro si accende quella che passerà alla storia come un'accanita persecuzione. E questa è la storia di sette fratelli e di una madre. Sono pagine bellissime, sono pagine altissime, che un po' fanno pensare all'interno della Bibbia agli atti dei martiri cristiani dei primi secoli. Questi sette fratelli vengono catturati insieme con la loro madre e a uno questi sette fratelli vengono uccisi e dati alle fiamme. Per la prima volta, dalla forza delle parole di questa madre, nella Bibbia si legge la chiara certezza della risurrezione della carne e della vita eterna. Questi sette fratelli accettano di morire ed evitano ogni forma di compromesso e di peccato, accettano di morire pur di mantenere ferma e salda la loro giusta fede. Però la Bibbia riserva a questa donna, alla madre dei sette fratelli Maccabei, un elogio che è senza pari. Di lei è scritto: ammirevole e degna di gloriosa memoria. Guardate un po' le parole che dice. Parla ai figli e dice loro: non so come siete apparsi nel mio seno, non io vi ho dato il respiro e la vita. Senza dubbio il creatore dell'universo che ha plasmato all'origine l'uomo, per sua misericordia però vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora per le sue leggi non vi preoccupate di voi stessi. Le madri danno consigli e questa madre appare davvero come una consigliera di salvezza, ma non di una salvezza terrena, bensì della salvezza eterna. E lei, ultima, dopo i sette figli uccisi e torturati davanti a lei, anche lei, madre, incontrerà la morte. Questa madre, che è senza nome, anche se è la donna ammirevole e degna di gloriosa memoria, può essere chiamata la madre tutta madre, poiché nel suo eroismo genera nuovamente i suoi figli, soffrendo nuove doglie. È una donna forte, perché genera non soltanto alla vita presente, ma anche alla vita eterna. E allora, per cos'è per il Natale, per questa donna, per questa madre di sette fratelli, per questa madre dei sette fratelli Maccabei? Per lei il Natale è questo: rivedersi restituiti i figli nella luce della vita vera, rivedersi restituiti i figli nella luce di Betlemme. Per quale motivo? Perché nel suo cuore aveva questa profezia: ecco, dalla casa di Davide verrà il Dio uomo a sedersi sul trono, vedrete e godrà il vostro cuore. Signore Gesù, fortezza dei deboli, nel martirio dei sette fratelli Maccabei eri già tu a immolarti a proclamare la vittoria della vita sulla morte. Eri già tu, figlio di Dio e di Maria, a sostenere l'anima amorevole della madre, che con più doloroso parto rigenerava i figli alla vita eterna. Sette volte nel cuore torturata, sette volte uccisa, essere già l'icona di tua madre, ritta sotto la croce, tutta unita al tuo sì. Ti preghiamo, Signore Gesù, infonde anche oggi nella Chiesa, in ogni anima credente, la forza e la materna tenerezza che sanno donare
alla luce, attraverso il sacrificio della propria vita, nuovi figli per il regno dei cieli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.